Ciao ragazze, allora oggi vi faccio un video nail art e vi faccio vedere come utilizzo il mio pennello 00 che vi ho tanto lodato nel video precedente del, appunto del set dei tre pennelli liner, questo è più piccolino. E vi faccio vedere un attimo quello che ho fatto finora, vedete, vengono più o meno queste linee qua. E questo, in questa tipo qua ho utilizzato Blueberry sotto, l'ho fatto catalizzare 30 secondi e sopra ho fatto i decori con Pure White e sono andata a mettere dei brillantini effetto zucchero che però secondo me sono troppo grandi e l'effetto non è venuto un granché. Comunque adesso vi faccio vedere una cosa simile. Sono andata a stendere Titanium che ho messo via, comunque è il gel che avevo fatto vedere ieri, ok, è lui, è l'F72 Titanium. L'ho fatto catalizzare anche lui 30 secondi. Utilizzo dei colori fast, ma potete utilizzare qualsiasi colore volete, basta che dopo li andate a sigillare, utilizzo questi per fare prima. Dopodiché vado a utilizzare, ecco, questo è importante, dovete utilizzare un gel senza dispersione per fare i decori sopra, perché non li andiamo a sigillare. Utilizzo il Pure White F01, sempre di Passione Unghie. Allora, iniziamo con il mio pennellino della linea Liner 00. Mi scuso già se non farò le linee precise, ma lavorare con il telefono così è un po' difficile. Allora, iniziamo, andiamo a tracciare la nostra prima linea. Partiamo da qua e andiamo a finire qua giù. Prendo un altro po' di prodotto, porto giù e mi ricollego. Allora, importante, più pressione mettete, più la linea diventa grossa, meno ne mettete, più diventa sottile. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, vado a girare la tip. Quindi qui e bene, faccio la stessa cosa qui. La stessa cosa qui. Giro la mia tip e faccio la stessa cosa di qua, quindi a cerchio. Uno. Ok. E lo chiudo qua. Due. Ok, anzi. Torniamo di qua. Il mio stomaco. Ok. Vedete, questo pennello ci permette di fare delle linee sottili. Troppo prodotto. Non so se vedete bene. In questo modo. Andate ad aggiungere un po', oddio, sono fuori camera, dove volete voi, in modo tale da ottenere più o meno un risultato del genere. Potete andare a allungare le vostre punte come preferite. Ok, fatto ciò. Andiamo
prendere il nostro pigmento, io utilizzo Melody, comunque qualsiasi pigmento va bene, vado a mettere sotto. Ok. E inizio, visto che ho questo pratico tappino, a spolverizzare la mia superficie in questo modo. Ok, quando vedo che c'è dappertutto, scosso. E vado in lampada per 30 secondi per far catalizzare il nostro pure white. Pigmenti potete utilizzare quello che volete, potete utilizzare anche le polveri acriliche, oppure potete utilizzare anche i brillantini, insomma tutto quello che più vi aggrada. Naturalmente, secondo me, più i pigmenti sono fini, meglio verrà l'effetto. Però, insomma, siete liberi di utilizzare quello che volete. Vi faccio vedere, questo qua l'ho fatto con le polveri acriliche, non mi piace per niente, ha fatto male il disegno perché ho aspettato troppo tempo e quindi mi si è aperto troppo. Comunque così viene con le polveri acriliche, scusate, secondo me comunque viene meglio con le polveri acriliche, anche se il disegno è molto più bello questo. Comunque insomma, vedete un voi, fate un po' di prove, intanto vi faccio vedere come è venuto questo. Vado con un pennello con delle setole morbide, io utilizzo questo qua per esempio da trucco, vado a togliere l'eccesso. Il risultato è questo. Carino, l'unica cosa, la base forse dà un po', non contrasta molto, era meglio fare una base di un altro colore. Vabbè, comunque il risultato a me sinceramente piace. Fatemi sapere se vi è piaciuto o meno. Al prossimo video, ciao ragazze!